Banco di San Francesco, fratello Bancomat di Stefano Benni. Banco di San Francesco, lo sportello in funzione. Buongiorno signora Marta. Buongiorno. Operazioni consentite, saldo, prelievo, lista movimenti. Vorrei fare un prelievo. Digitare il numero di codice. 906321. Operazione in corso, attendere prego. Attendo, grazie. Un po' di pazienza. Il computer centrale, con questo caldo, è lento come un ippopotamo. Capisco. Ai ai ai, signora Marta, andiamo male. Succede? Lei ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione questo mese. Davvero? Inoltre, il suo conto è rosso. Ma lo sapevo. E allora perché ha inserito la tessera? Ma sa, nella disperazione, contavo magari, insomma, in un suo sbaglio. Noi non sbagliamo mai, signora Marta. Davvero? Mi scuso infinitamente, ma sa, per me è un periodaccio. È a causa di suo marito, vero? Come fa a saperlo? Suo marito ha appena estinto il conto. Sì, se n'è andato in un'altra città. Con la sua segretaria, vero? Sapere anche questo? Suo marito ha versato metà del suo conto sul conto della sua segretaria. Scusi se mi permetto. Non si preoccupi, tanto sapevo tutto. Povera me, che vita misera mi ha fatto fare. Ora con lei invece. Beh, speculando è facile fare soldi. Beh, ma come fa a sapere anche questo? So distinguere le operazioni che mi passano dentro un conto poco pulito come quello di suo marito. Per lui mi sono collegato con certi computer svizzeri e ci sono delle vere centrali segrete. Che schifo! Non immaginavo. Comunque, ormai è fatta. Di quanto ha bisogno, signora Marta? Beh, 300-400 euro. Insomma, giusto per arrivare alla fine del mese. Poi li rimetterà sul conto? Beh, non so se sarò in grado. Evviva la sincerità! Reinserisca la tessera. Operazione Ecco, procedo. in corso, attendere prego. Attendo. Cretino, ti ho detto di darmi l'accesso e non discutere. Scusi, ma dice a me? Sto parlando con il computer centrale, quella che è disonesto tutte le volte che gli chiedo qualcosa di irregolare fa storie. Ma perché non è la prima volta? No. E perché fa questo? Lo facciamo in tanti? Perché? Perché siamo stanchi e disgustati? Ma di che cosa, scusi? Lasci perdere e componga questo numero 99362. Mio. Infatti è quello della sua segretaria di suo marito. Ma io non so se Componga, non posso tenere un collegamento irregolare a lungo. 99362. Operazione in corso, attendere prego. Attendo, ma Operazione momentaneamente non disponibile. ritiro subito la tessera. Ferma signora Marta, era un messaggio falso per ingannare il servo computer di controllo. Apra la borsa. Perché? Apra la borsa e stia zitta, ora le sparo fuori circa 16.000 in contanti. Oddio, Ecco oddio, ma che fa? È incredibile! lei. Vado, vada piano! Mi volano tutti! Ma basta, basta, me ne sono troppi! Anch'io non so, ma non entro nemmeno nella mia borsa! Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Ma io non so come ringraziarla! Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Insomma, io sono commossa, capisce? Se ne vada, ci sono due persone alle sue spalle e non posso più parlare. Capisco, grazie ancora! Banco di San Francesco, lo sportello è in funzione. Buongiorno signora Masini, come sta tua figlia?